sono Conti Cicco, primo classificato qui alla gara Corri tra i borchi più belli d'Italia di Fornelli, una grande competizione. Tu già dal primo minuto hai verificato che potevi vincere. Sì, conoscevo la gara, l'ho fatta anche l'anno scorso e ho cercato di essere costante, poi ho visto gli altri atleti come stavano e ho accelerato il secondo giro. È stata una bella gara. Come è stato il giro intorno al castello? No, è bello, l'ho fatto anche l'anno scorso e mi è piaciuto e quest'anno insieme a mia moglie siamo tornati con piacere. Ecco, ricordo che di Cicco dell'Atletica Ceprano, una delle società sportive laziali importanti, ritieni che questa gara sia stata competitiva? Sì, è a un bel livello. Mi dispiace che non c'è stato per motivi di infortunio il vincitore dell'anno scorso, però anche gli altri che sono venuti quest'anno sono andati forti. Ecco, infatti comunque il ritmo è stato abbastanza elevato, perché poi il secondo e il terzo non è che siano andati, diciamo, a distanza elevata, ma subito sono arrivati, insomma. Sì, riconoscevo, sono due grandi corridori. Sono con Carosella della Freerunner Sisernia, grande risultato. Sì, è andata abbastanza bene la gara, molto impegnativa, molti cambi di direzione, salite, discese ripide, insomma. Però è stata competitiva? Sì, ho cercato di stare dietro a Di Cicco, però poi alla fine ha fatto in progressione, è andata avanti e è andata meglio per lui, però sono molto contento perché non potevo dare meglio. Sono come Ignogna, uno degli atleti più importanti del centro sud, qui nelle immagini alla mia sinistra, ha vinto diverse gare, oggi si è classificato in terza posizione. E come Ignogna, grande attenzione a questa gara, grande propensione. Eh sì, oggi ho corso nel mio Molise, era un po' che correvo in Campania, oggi ho approfittato di questa gara qui, mi sono divertito, ho tanti amici, grande percorso, un po' caldo, però sono dei percorsi adatti a me, con salite, discese. Mi è piaciuto davvero tanto e ringrazio l'organizzazione. Ecco, tu dall'inizio hai pensato di poter vincere, vero? Dove hai trovato la difficoltà? No, sapevo che quello che ha vinto è un grandissimo atleta, ci conosciamo da tempo. Mi sono difeso, dai, diciamo così. Ecco, però i ritmi in effetti sono stati poco distanti in pratica, perché tu sei arrivato subito. Penso che mi ha dato qualche secondo, però è meritata, l'ha meritata. È forte, vanno tutti i miei applausi. Com'è stato il giro intorno al castello Carmignano d'Acquaviva? Quello è sempre bellissimo, l'ho fatto anche l'anno scorso, è emozionante, c'era molta gente che ci accoglieva, è sempre bello correre nei centri storici. Con Francesca Palomba, campionessa d'Italia 2023, nelle immagini ha vinto qui la gara a Fornelli, corri tra i borghi più belli d'Italia, secondo trofeo podistico, 10 km 500. Palomba, davvero una gara strepitosa ma affascinante intorno al castello. Sì, devo dire che io non conoscevo personalmente Fornelli, però avevo sentito un servizio in televisione e devo dire che le aspettative sono state confermate, sembrava di correre un piccolo presepe. Come già detto l'organizzazione, ottima segnalazione del percorso, perché essendo tutte curve, salite, discese, era importante delimitare bene il percorso per evitare di perdere qualcuno per la strada. Quindi ottima organizzazione, bellissimo panorama, ottimo ristoro, nulla da dire. Bene, e alla fine diciamo è stata una gara abbastanza competitiva secondo te? Sì, devo dire che il ripetere 4 volte ciclicamente il giro è stato impegnativo, perché sapevi cosa ti aspettava e devi dire che man mano la stanchezza aumentava, però le gare estive in queste piccole realtà, in questo caso noi siamo fuori regione, quindi anche fuori regione scoprire le piccole realtà è davvero bellissimo, quindi chapeau all'organizzazione. Sono qui con Filomena Palomba della Caivano Runners, seconda posizione per lei, grande risultato. Sì, oggi era una gara abbastanza tecnica, quindi dovevamo gestire le forze, perché essendo 4 giri bisognava gestire le forze per arrivare non tanto distrutto all'arrivo, perché comunque era un percorso nel borgo molto affascinante, perché anche se noi correndo veloce noi il borgo non ce lo siamo goduti, forse dopo ce lo possiamo godere tutto, perché fa parte dei borghi questo Fornelli. Con Anna Boronaschella dell'Atletica Penafro, terza posizione, risultato soddisfacente.
Sì, sono contenta, mi sono gestita anche perché con il caldo alla fine è quello che bisognava fare. Ecco, dove è stato il punto forte per te? Vabbè, il punto forte è me, la salita, quindi mi sono organizzata, diciamo, in questo modo, in salita ho cercato di fare la differenza. Ecco, nel castello è stato affascinante correre. Vabbè, sì, io quel percorso già lo conoscevo perché ho fatto anche la prima edizione, anche se era cambiato qualcosina, ma la zona nel centro storico comunque era la stessa, bella, suggestiva, all'ombra, ventilato, bello, bello.